Dall'albero in piazza al villaggio del gusto, e poi i presepi, la musica e ci sarà persino la neve. È tutto pronto per il grande Natale fanese. Il conto alla rovescia per l'inaugurazione di sabato 27 novembre è già iniziato. L'appuntamento previsto per le ore 20 in piazza 20 settembre alzerà il sipario su un fitto cartellone pensato per allietare grandi e piccini. Il tutto in totale sicurezza. La città in questi giorni sta cambiando forma perché la struttura che abbiamo raccontato qualche giorno fa, le illuminazioni, la pista del ghiaccio, il villaggio del gusto e tutto quello che abbiamo raccontato sta prendendo forma. Ciò che c'è da raccontare oggi è sabato sera, ore 8, sabato sera 27, l'inaugurazione di questo Natale è totalmente sicuro perché sarà a piazza chiusa al pubblico, ma con la presenza di un pubblico controllato, la presenza dei bambini, perché saranno i bambini e le bambine della città di Fano ad accendere il luminoso albero della piazza, visto che siamo anche nel trentennale della città dei bambini e delle bambine. E poi tutta una serie di attività portate avanti insieme all'ente carnevalesca, ci sarà una domenica loro dedicata e a un lavoro fatto insieme all'Istituto Apolloni, al Fano Jazz con il progetto Fano Jazz Winter. Abbiamo pianificato in questo salotto del gusto, nell'area dedicata, questi incontri con i maestri pasticceri dove racconteremo la storia della pasticceria locale ogni domenica alle 18. Faremo delle attività di concerto con una scuola tra le note, con i bambini che conosciamo. Faremo un momento di storia, racconteremo un momento di storia fanese con il gruppo storico La Pandolfaccia, che farà giocare i bambini sul tema malatestiano. Insomma, la città si renderà viva nel modo giusto, perché sappiamo che il momento è problematico per tutti, quindi ci sarà un ingresso specifico con Green Pass e quanto prevede la legge, però vogliamo che insomma in questo periodo la città si racconti e racconta le sue caratteristiche, con la speranza che tutto questo riesca a portare lavoro alle nostre attività economiche, riesca a raccontare la nostra città anche al di fuori della nostra regione, quindi a portare anche gente nel nostro territorio. Un Natale più, come chiamiamo noi. Naturalmente il Covid ha stravolto un po' tutte quelle che erano le nostre abitudini, però ci abbiamo messo del nostro, ci ha messo del suo l'amministrazione, nell'organizzazione. Noi, come dicevi prima, ci abbiamo messo la chicca finale, naturalmente quest'anno al Pincio, dove ci sarà il Babbo Natale del Club Non Solo Donna come tutti gli anni. Nevicherà, ecco la chicca è la neve, che è al Pincio quest'anno. Le chicche sono tante, sono i mercatini al Pincio via Arco d'Augusto, il primo anno che facciamo questi mercatini che erano abituati in piazza, ma il mercato purtroppo ci preclude le giornate migliori, spostamenti di casette che è diventato impossibile, perciò tante novità, la pista del ghiaccio sempre lì davanti al cinema Politea, ma è tutto quello che è il Natale, l'albero in piazza molto bello secondo me, che è venuto da Monteporzio, ringraziamo Monteporzio che ci ha dato questa opportunità, l'albero del Signore davanti al Pino Bar, diciamo un Natale più, come diciamo noi. È una città sempre in fermento, lo vediamo a livello culturale, lo vediamo a livello di eventi, di creatività e di iniziative. Anche il programma di questo Natale, di queste festività, è un programma ricco, e nonostante le difficoltà che ci sono sul piano organizzativo, perché non dimentichiamo che siamo ancora in piena pandemia, però ci siamo attrezzati, l'esperienza che di questi anni ci consente di fare un bel programma con tutte le attenzioni di sicurezza e quindi vivere un momento di gioia come devono essere queste festività, di partecipazione, ma sempre salvaguardando l'interesse generale. È una bella soddisfazione perché in questi anni la città è cresciuta, le sue iniziative sono sempre cresciute in termini di numeri ma in termini di qualità. E questo è una soddisfazione, ma il merito è di una grande capacità che abbiamo di fare squadra, di fare sinergia fra le tante associazioni, le tante istituzioni e le tante competenze che ci sono in questa città. E quando si lavora bene, si lavora insieme, si fa squadra, i risultati arrivano.